Seconda giornata di lavori a Cernobbio in occasione del forum di The European House Ambrosetti. Buongiorno e ben arrivata Luca Dal Fabbro, presidente di IREN. Buongiorno. Se il lago ce lo consente, perché ogni volta che cominciamo un'intervista qui il lago si scatena, le chiederei qual è per voi l'impatto di questi costi, diciamo, dell'energia, come vediamo, senza freni. Beh, l'impatto è un impatto importante. Noi abbiamo la fortuna di aver diversificato molto sulle rinnovabili in questi anni e quindi parte di questo impatto è assorbito dalla produzione di energia sostenibile e verde, però la gran parte dipende dal gas e quindi siamo sensibili come molte altre utility al gas e i costi riflettono questo impatto. Quello che stiamo ovviamente pianificando è un'ulteriore espansione verso le energie rinnovabili che permettono anche un'indipendenza dal gas russo, perché il trend sarà quello di renderci sempre più resilienti di fronte a questi shock. Noi oggi pensiamo alla crisi con la Russia, ma dobbiamo anche pensare che le fonti fossili diventeranno sempre più scarse, sempre più costose. La domanda cinese e indiana crescerà, l'Europa avrà scarsità di fonti fossili, quindi dobbiamo pensare a congegnare un sistema resiliente non solo di mercato ma anche di approvvigionamento che includa le rinnovabili, che includa il gas verde, quindi il biogas. Noi siamo la seconda potenza agroalimentare d'Europa, quindi produciamo per zootecnia e agricoltura molto potenzialmente biogas, quasi 10 miliardi di potenza, e quindi sviluppare biogas, sviluppare rinnovabili, rendere i cicli combinati del gas sempre più efficienti e termovalorizzare, e noi abbiamo un paio di termovalorizzatori, anche i rifiuti. Quindi ovviamente tutto questo compatibilmente con le regole ambientali, i massimi standard per la sicurezza dell'ambiente. Dobbiamo però ripensare a un'Europa più resiliente dal punto di vista energetico, perché se no diventeremo sempre più vulnerabili, e questo significa poi ovviamente, oltre che la recessione, non dare alle famiglie e alle imprese un'energia che possa essere fruibile e pagabile. Ecco, però la curiosità, visto che diciamo la transizione energetica è un progetto precedente a quanto sta succedendo, questo Consiglio europeo l'ha voluto fortemente, quindi siamo tutti più green, diciamo, da diversi anni. Secondo lei c'è in atto anche una trasformazione, un cambiamento, un'evoluzione delle strategie di transizione energetica o diciamo il progetto originale che avevamo va avanti? Va accelerata? Cioè che cosa? Questa è una domanda importante. In questi mesi, con la crisi russa, ci sono esperti, politici, amministratori, manager che stanno mettendo in discussione la svolta verde che l'Europa aveva dato nei mesi prima della crisi. Io ritengo che non bisogna essere estremi in una direzione o in un'altra. Nelle prossime settimane noi saremo costretti a produrre energia come possiamo, soprattutto se il signor Putin dovesse interrompere i flussi. Siamo costretti, primum vivere, ma nel medio-lungo periodo la strada verso le rinnovabili è una strada scritta, proprio per quello che dicevo, le fonti fossili diventeranno più care. Qual è il problema? Un problema che non abbiamo ancora affrontato, perché noi italiani siamo molto bravi a gestire le crisi, un po' meno a pianificare nel medio-lungo periodo. Le rinnovabili vanno stoccate, cioè un'energia intermittente, imprevedibile, il vento c'è quando vuole lui, il sole c'è quando vuole lui, quindi dobbiamo pensare a produrre questa energia rinnovabile ma anche a poi stoccarla. L'energia elettrica è difficile da stoccare, ci sono due o tre metodi, oltre che le batterie, l'acqua. Io penso che noi dobbiamo lanciare un grande PNRR sull'energia e sull'acqua e pensare di creare invasi, nuove raccolte d'acqua che facciano due cose. Una, possano risolvere la crisi idrica che ogni estate noi vivremo, quella che abbiamo vissuto fino a un mese fa, e poi trasformare quest'acqua, quando e laddove possibile, in energia, perché il modo migliore per stoccare l'energia è un serbatoio, una diga
che possa poi rilasciare quando vogliamo noi l'energia. Cosa voglio dire con questo? Pensiamo al medio-lungo periodo, pensando a un PNRR sull'energia e sull'acqua. Nel, diciamo, short term, quindi nel breve periodo, il governo sta facendo tutto quello che è possibile fare, e diciamo, le strade sono il tetto al prezzo del gas, che elimina le speculazioni, e questo è un grande segno anche di accordo europeo, se si venisse raggiunto, molto importante, molto emblematico, molto simbolico, e poi lavorare ovviamente su quelle fonti che possono renderci indipendenti dal gas russo nel breve, ma soprattutto pensare al medio-lungo periodo. Domanda brevissima, risposta altrettanto breve. Quanto è importante per voi la responsabilità sociale dell'impresa? Assoluta. Noi siamo una municipalizzata, insistiamo in un territorio, noi dobbiamo essere buoni cittadini di questo territorio, un'azienda che taglia diciamo, i rami ma non pianta nuovi alberi è un'azienda che non pensa al futuro. Noi viviamo con i nostri clienti, con i nostri partner, con i nostri fornitori, un rapporto che deve essere etico, virtuoso. E quindi il rapporto con il territorio, la responsabilità sociale è intrinseca nell'attività di una multi-utility. Ricordo, la multi-utility è un'azienda che investe in Italia, lavora in Italia e deve essere buona cittadina dei territori che abita.